Saremo 2018, Baglioni Lorenzo. Mamma mia, che cognome che ci abbiamo! Un cognome importante, ma vi rassicuro, sono il Baglioni quello finto, quello vero, è il direttore artistico, e non sono parente. Il DNA l'abbiamo fatto, sì. Ah sì, il test del DNA ci sarà in diretta stasera sul palco dell'Alice. Senta, posso chiamarla professore, certo? Sì, volendo sì, ma adesso sono molto più altro che professore, ci sono dei professori, quelli veri che si alzano tutti i giorni alle 8 per andare a insegnare, io sono qua a Sanremo a spassarmela, quindi diciamo, professore lasciamola a chi veramente sta insegnando. Dalla matematica ai congiuntivi, come mai questo passaggio così, come dire, un po' ardito, un'iperbole forse? Ma sì, ma infatti io non sono assolutamente un esperto di grammatica, io ho studiato matematica, però sono un appassionato sia di didattica che della nostra meravigliosa lingua italiana. E allora ho voluto, visto che io non lo so usare bene questo benedetto congiuntivo, cercare di impararlo. Come si può imparare? Con una canzone, l'ho scritto. Bella prof, lo ascolteremo nei prossimi giorni. Raccontaci di questo nuovo capitolo. Allora, Bella prof è un CD didattico, 12 tracce, ogni canzone ha un argomento didattico diverso e un tributo a un genere musicale diverso. Legato a questo CD ci sarà un programma che andrà in onda su Sky 1 a marzo, anche questo chiamato Bella prof, 12 pillole, e quindi la possibilità di anche vedere la musica, non solo ascoltarla, perché tutte le tracce hanno il proprio videoclip. E poi partirà una tournée, anzi un'anteprima di tournée, 5 date a marzo nei teatri. Quindi tu che sei così eclettico, fai teatro, adesso farai anche TV, musica, cos'è che ti manca ancora, che non hai realizzato e che magari hai nel tuo cassetto dei sogni? Vorrei imparare a fare il ballerino, ma sono talmente negato, sono il classico pezzo di legno che dubito un giorno di riuscire a ballare. Però se penso a uno spettacolo dove ballo e balzo, l'étoile, Baglioni, al grande teatro della danza, ma non credo succederà mai. Che tipo di consiglio darebbe il professore in questo caso a Sanremo come alunno? All'alunno Sanremo? Ma all'alunno Sanremo darei il consiglio di continuare a farci emozionare, a farci vivere queste meravigliose emozioni come fa ormai da anni, e di cercare di stare al passo coi tempi, come però sta cercando di fare. Avevamo tutti un po' la paura che il festival sarebbe un po' rimasto troppo ancorato al passato, invece sta diventando un festival che sta veramente al passo dei tempi. Lo vinciamo questo Sanremo? Ma non lo so, guarda, secondo me le canzoni dei giovani sono veramente belle, tutte. Ho le mie preferite ovviamente, però sono anche molto diverse, quindi credo sarà anche molto una questione di gusto. Se dovessi vincere, dire un congiuntivo, sarei molto felice. Consecuzio amici del sussidiario.net, quindi siamo anche proprio in tema con Bella prof, io vi abbraccio tutti, vi mando un bacione e spero di vedervi nei teatri e di incontrarvi. Ciao.